È considerato il poeta del sax, Francesco Cafiso, è il vincitore della 37ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Città di Marineo. Ascoltiamo Loredana Cacice. Con il suo sax contralto ha suonato anche per il presidente Obama. Platee e musicisti internazionali se lo contendono, ma è comunque un'emozione per un giovane artista ricevere un premio nella sua regione. Francesco Cafiso è il vincitore della 37ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Città di Marineo, perché la musica con lui non è solo talento, ma anche poesia. Questo premio rappresenta una tappa importantissima nella mia giovane carriera artistica, mi lusinga, mi onora e mi dà tanta soddisfazione e soprattutto mi stimola a fare sempre meglio, ad andare avanti sempre di più. Organizzato dalla Fondazione Culturale Arnone nel castello Beccadelli, Bologna di Marineo, il premio nell'ambito della poesia quest'anno è andato a Gianmario Villalta per Vanità della Mente, edito da Mondadori. Una targa anche all'opera straniera, premiata la poetessa peruviana Gladys Daza per la sua Danza Immobile. Numerosi riconoscimenti ai poeti che scrivono versi in siciliano. Il premio continua sempre ad avere un ruolo molto importante, quello che è l'apporto culturale che noi abbiamo dato sia a Marineo sia ai dintorni di Marineo. E poi da 7 anni abbiamo anche iniziato come Fondazione Culturale Gioacchino Arnone un premio per i ragazzi delle scuole primarie. Quest'anno il premio è stato dato a un ragazzo che viene dal Marocco, ormai però fa parte della comunità di Misilmeri. E quindi questo a noi dà tanto per quell'azione che vogliamo fare anche di integrazione sociale, integrazione tra i popoli, perché la cultura, la poesia è un fatto universale, è un fatto che riguarda tutti gli uomini.